buongiorno a tutti. Siamo a Scanzano Ionico, area Città della Pace, terzo cavone, a 500 metri dal mare Ionio. Siamo con Giorgio Santoriello, che conosco ormai da tanti anni, attivista, blogger, fondatore dell'associazione Cova Contro, noto ormai non solo in Basilicata ma anche a livello nazionale come uno delle persone che più si batte per la salvaguardia dell'ambiente della regione Basilicata. Giorgio, oggi siamo a Scanzano, ma qui noi vediamo alberi, verde, pineta rigogliosa, mare blu. Noi qui viviamo tra la natura, frutteti, allevamenti, mucche. Perché siamo qui? Per le mucche, Filippo. Perché? Per le mucche, perché alcune persone del posto ci hanno segnalato mari di cacca, laghi di cacca, cacca, urina. Questa che abbiamo già ripreso. Sì, questa qui. Allora, il punto è: anche la filiera dell'allevamento, nonostante la sua importanza e il suo pregio economico, ma può causare dei gravissimi impatti ambientali. E in pianura padana ne sanno qualcosa. Qui c'è una ricchezza di acqua sotterranea. Però Giorgio, scusa, fammi capire. Noi abbiamo ripreso questo, sì, perché sai che con i miei mezzi non posso riprendere anche a distanza o collegare video. Ma ci sono altri siti come questo? Purtroppo ci sono altri siti come questo e stanno molti a ridosso del mare, o dei canali di bonifica o di zone come queste che sono ricche di acqua sotterranea, dove la falda è già anche a 1,5-2 metri dal piano di campagna. Quindi noi qui abbiamo un serio problema di impatto ambientale, anche perché ARPA, Regione, non hanno mai pubblicato né esiste un piano di monitoraggio per capire come tutto questo mare di cacca, ammesso che sia smaltito lecitamente, ammesso che sia anche tutto smaltito lecitamente, questo, dopo le piogge recenti, è un serio rischio per le falde. Il mare è a 500 metri da qui. Tutto questo per noi è un fenomeno fuori controllo ad oggi. Quindi, se ho capito bene e se hanno capito bene i nostri follower, queste merde di vacca, cioè usiamo termini con reflui zootecnici, ma è la merda delle vacche, inquinano il territorio, se non smaltiti correttamente, come possiamo vedere in questo caso. Inquinano il suolo, le falde, e poi teniamo conto che oltre all'apporto di nitrati e azoto, qui ci possono essere anche i residui di tutti i farmaci usati nell'allevamento. E quindi l'altro grosso problema attuale è proprio la ricerca di tutte le molecole farmacologiche che poi possono finire nelle acque di falda o a mare. Che fare, Giorgio? Ma noi sicuramente come associazione adesso, nei prossimi giorni, pubblicheremo un report con immagini satellitari, aeree, drone, altre foto che abbiamo preso anche proprio relativamente al traffico di queste deiezioni, e poi immediatamente chiederemo alle istituzioni di capire che cosa sta succedendo qui, la quantità di rifiuti prodotti, le modalità di smaltimento e soprattutto chi controlla che questo mare di cacca venga smaltito secondo legge e soprattutto nel rispetto dell'ambiente, perché ripeto, in fase di siccità la ricchezza è l'acqua sotterranea e noi questa ricchezza continuiamo a pregiudicarla. E con le ultime parole di Giorgio noi possiamo concludere invitando, come al solito, chi di dovere a rendersi conto di quello che accade qui nella zona di Terzo Cavone e ad intervenire. Un appello lo facciamo anche a coloro i quali si candidano a gestire il comune di Scanzano Ionico. Bisogna regolamentare, regolarizzare, riportare a norma tutta la filiera zootecnica, che è un settore economico importante, lo ammettiamo, di questa cittadina importante del Metapontino.